Vi ringrazio molto della presenza. Come avete visto, noi abbiamo sottolineato in tutte le comunicazioni che l'incontro è dalle 14 alle 16, dunque possiamo scavallare massimo di 16 minuti rispetto alle 16. Questo per noi, per qualcuno mi ripeto ovviamente, per quelli che erano in CDA in assemblea, però per noi questo è un primo appuntamento con il quale vogliamo avviare una nuova stagione per quanto ci riguarda dei fondi del pubblico impiego, conseguente a risultati importanti dalla parificazione fiscale, ma soprattutto dalla firma del nuovo contratto che i lavoratori attendevano oramai da un decennio. Io commento soltanto la parte che riguarda evidentemente la previdenza complementare, non posso che esprimere una soddisfazione rispetto al risultato ottenuto, cioè il lavorare, aver ottenuto di lavorare sulla informazione, sulla formazione degli enti e dei lavoratori per consentirgli di avere le opportunità per una libera scelta. E il lavoro che abbiamo fatto, mi verrebbe da dire, è un lavoro da considerare quasi propedeutico ad un risultato che però abbiamo già ottenuto, nel senso il nostro lavoro certifica, quantomeno visto che è arrivato dopo la firma del contratto, certifica che le parti hanno fatto bene a istituzionalizzare questa attività di informazione, perché c'è una larghissima misconoscenza della previdenza. Consentitemi di continuare brevemente sui ringraziamenti. Prima di tutto i nostri ospiti, ringrazio Cofip per l'ospitalità, mi permetto anche di ringraziarvi per l'attenzione con la quale guarda ai fondi della previdenza e per il lavoro non soltanto istituzionale di controllo sul nostro lavoro, ma anche di incentivo, di suggerimento, lavoro per noi preziosissimo. Ringrazio i relatori al nostro seminario. Dopo la presentazione del direttore parleranno con noi il dottor Antichi, che è il direttore centrale studi e ricerche di IMSS, Pierluigi Mastro Giuseppe, che è il dirigente generale di ARAN, le rappresentanze sindacali che poi presenterò, e la dottoressa Giacomel, che ha diverse però insomma in questo caso ne tiene una benissimo. La dottoressa Giacomel è rappresentante di Covip nel Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle attività di educazione finanziaria. Lei mi ha già anticipato i saluti sia del Presidente che dei commissari di Covip, e io sono nelle condizioni di poter dire, perché mi ha formalmente scritto la professoressa Lusardi, che del Comitato ne è la Presidente, purtroppo non è in Italia, noi l'abbiamo già incontrata, ci siamo messi a disposizione da un lato e dall'altro richiesto che il Comitato possa appunto considerare l'informazione e l'educazione sulla previdenza complementare come un perno centrale del proprio complesso di attività, ma poi la dottoressa dirà. Il ringraziamento d'obbligo è al gruppo di ricerca, il direttore Sarti poi li nominerà uno a uno. Questa è una ricerca che noi abbiamo condotto con strumenti nostri, ovviamente ringrazio ARAN per la collaborazione che ci ha dato, ma il lavoro è tutto nostro, sia l'abbiamo pensata, costruita, analizzata, ecco, non ci siamo avvalsi di risorse esterne, volontarie, che voglio formalmente ringraziare qui davanti a voi, poi saranno tutte nominate. Perché abbiamo deciso di fare questo tipo di lavoro? Diverse sono le ricerche che partono prima di tutto dai dati di Covid sull'adesione alla previdenza complementare, che non sono quelli che a mio avviso ci dovremmo aspettare, ma anche le ricerche, questa è un'ultima che mi è capitata sotto mano, sull'atteggiamento delle famiglie rispetto di tutti i lavoratori italiani rispetto al risparmio, a fini pensionistici, e risaltano dei dati che sono effettivamente imbarazzanti. Circa il 75% dei giovani, che è quello a cui dovremmo rivolgerci con maggiore attenzione, ritiene di avere nozioni o inesistenti o limitate sulla previdenza complementare. Ma non solo ha informazioni inesistenti, ma mi verrebbe da dire che quelle che ha sono sbagliate. Rispetto alla domanda sul perché non aderiscono
o non si informano di più sulla previdenza, in particolare per quello che ci riguarda sulla previdenza complementare, ci sono dati che sono effettivamente sbagliati nella percezione che loro hanno, e questo evidentemente è un problema nostro. Perché non hai sottoscritto un fondo di pensione complementare? Perché è troppo caro. La maggior parte delle persone dice questo, e dopodiché magari noi andiamo a vedere la domanda successiva: ma lei aderisce a un'altra forma di previdenza? Quello ti dice di sì, e quando gli facciamo vedere lo schemino di Covip, da cui si evince qual è la differenza dei costi, insomma, parliamo di commissione dei fondi pensione complementari verso i fondi comuni, sono 35 a 142, cioè 35 fondi complementari, 142 i fondi comuni, per cui poche informazioni e sbagliate. Ecco, io non voglio dilungarmi più di tanto sul dato di carattere generale. Sicuramente dico che il tema della informazione è fondamentale. Qualche settimana fa, in una delle iniziative dell'INPS per i 120 anni del sistema previdenziale, il presidente Boeri ha fatto un passaggio specifico. Eravamo nella vostra bellissima sede rinnovata di Piazza Colonna, ha fatto un passaggio specifico sulla previdenza nel pubblico impiego. A noi peraltro ci ha comunicato, anche quando abbiamo avuto un incontro con lui per presentargli questa ricerca, per raccogliere la collaborazione che poi il dottor Antichi ci ha dato e poi, di cui poi parlerà, e ci ha manifestato la volontà, peraltro ribadita in diverse occasioni, tra cui quella che citavo prima, di fare un lavoro specifico sul pubblico impiego, quasi un'iniziativa come la mia pensione per i lavoratori privati. Non è un lavoro semplice, perché ricostruire nel pubblico l'iter pensionistico non è semplice, però sicuramente va nella direzione giusta, così come nella lunghissima riunione, chiacchierata, incontro che abbiamo avuto con la professoressa Lusardi, con i suoi collaboratori, per presentare il nostro fondo, abbiamo insistito molto sulla del Comitato per l'Educazione Finanziaria sulla necessità di informare. Il Comitato nasce dentro a quel contesto di discussione intorno alle crisi bancarie, ai cittadini inconsapevoli e via dicendo, ha un grande obiettivo, perché tutte le ricerche sulla conoscenza, sull'alfabetizzazione finanziaria degli italiani danno dati bassissimi. Noi siamo un segmento, però, come abbiamo detto al Comitato, solo nel pubblico impiego ci sono 3 milioni di lavoratori che noi possiamo contattare. La previdenza complementare è un pezzetto di questa, ma sta dentro all'educazione finanziaria complessiva, per cui dentro a quelle iniziative di grande scala che il Comitato ha programmato, poi la dottoressa ci dirà, io ho già visto il sito che è stato messo online, fatto molto bene, penso che ci possiamo stare. Ecco, tutte queste iniziative hanno portato ad una scelta. Noi mi ricordo che un giorno mi chiamò il dottor Mastro Giuseppe per dirmi: ma abbiamo questa trattativa, tu che ne pensi, quali possono essere le iniziative per incentivare la previdenza complementare? Abbiamo valutato diverse cose, l'adesione, dalla adesione obbligatoria al contributo datoriale, insomma tutta una serie di iniziative. Io credo, poi tra un anno ci prendiamo 12 mesi di tempo, vediamo se saremo smentiti, credo che il risultato che le parti hanno ottenuto sia il risultato migliore, anche confrontandoci con le altre opzioni che sono state messe in campo, quella del comitato dell'adesione contrattuale, che era un punto sul quale stavamo ragionando. Le categorie che l'hanno attuato hanno riscontrato delle difficoltà. Ma perché? Perché tu fai l'adesione contrattuale, poi il lavoratore non è informato, considera il fondo al pari di un altro, a parte che non legge le comunicazioni, poi quando gli arriva a casa la lettera che dice: guarda, tu hai l'adesione già fatta per 100 euro all'anno, adesso la devi confermare. Questo mi diceva il presidente del fondo di ieri, che la maggior parte dei lavoratori non hanno utilizzato questa opportunità, tant'è che loro adesso hanno dovuto prevedere un altro tipo di iniziativa, che è quella appunto di informare i lavoratori nel momento in cui
hanno rapporti con l'azienda. Per cui l'articolo 73 del contratto io credo che sia un grande risultato. Ora lo dobbiamo fare in modo che venga reso attuale, venga le amministrazioni, le parti sindacali lo facciano attuare. Noi faremo ovviamente come fondo la nostra parte, però riteniamo che questo sia un risultato importante. La ricerca ci dà alcuni dati, oggi presentiamo un primo lavoro di analisi, nel corso delle prossime settimane, questa mattina abbiamo deciso come CDA, nel corso delle prossime settimane il gruppo di ricerca, e lo ringrazio ancora, continuerà volontariamente a fare questo lavoro di approfondimento per produrre un lavoro più cospicuo che ci può servire poi per mirare questo tipo di attività nei territori, nelle diverse amministrazioni. Noi abbiamo circa 25.000 centrali di lavoro, non è, lo ricordava stamattina il vicepresidente, non siamo come il Fondo Espero il cui interlocutore è il MIUR, noi ne abbiamo diffuse, per cui dovremo anche capire come nelle diverse amministrazioni poterci rapportare. Noi adesso stiamo organizzando per esempio nella regione Lombardia già da un po', questo soprattutto per l'impegno di un componente del nostro CDA che è molto attivo in questo. Abbiamo organizzato e abbiamo già programmato altri degli incontri di carattere formativo presso la regione Lombardia. La prossima settimana faremo la programmazione di attività di sportello presso la regione Lazio. Voi capite che non è che possiamo fare assemblee o sportelli in tutte le 25.000 sedi dove ci sono i lavoratori. Certo, sarebbe importante, noi su 10 colloqui che facciamo con i lavoratori abbiamo un indice di adesione che sta intorno all'8,5, solo che essendo 4 dipendenti al fondo, se facciamo lo sportello in 25 amministrazioni qualcuno ci è arrivato alla pensione, no? Dei lavoratori che gli servirebbe iscriversi al fondo, per cui si tratta di fare un lavoro più approfondito. La ricerca ci dovrà indirizzare anche in questi ambiti. È evidente che la presenza dei soggetti che stanno intorno a questo tavolo, dalle organizzazioni sindacali, ad ARAN, a INPS, al Comitato per l'Educazione Finanziaria, il tema di svolgere al meglio il compito che il contratto gli ha affidato è al centro. Io adesso non sto qui a dare i compiti, però è evidente che dobbiamo studiare il modo per farlo. Un altro elemento è sicuramente quello di facilitare l'accesso, rendere, abbattere la soglia di ingresso. Noi di questo ne abbiamo parlato anche con Covid rispetto a tutti gli strumenti che sono stati messi in campo per una trasparenza, e questo è importante, dei fondi, sia diciamo come conoscenza prima di accedere che come gestione nel momento in cui si è aderito, però dobbiamo anche contemplare questo con una facilità di accesso e anche con una propensione a queste informazioni che ancora da parte dei lavoratori, come vedremo, sono molto, molto basse, per cui anche come ti presenti come fondo, per non farla troppo lunga, renderla il più semplice possibile. Bene, io non aggiungo altro, passo la parola al direttore Maurizio Sarti per la relazione, la presentazione di questi primi risultati. Da oggi pomeriggio, giovedì, la ricerca è online nel nostro sito, per cui vi invito anche a scaricarla, a riutilizzarla, magari anche a chiederci approfondimenti se ci sono temi che non sono chiari. Per cui vi ringrazio ancora e lascio la parola a Maurizio.